Buongiorno, siamo a Montemerano, sono la chef Valeria Piccini del ristorante Caino. Oggi abbiamo preparato per voi due versioni delle pappardelle sulla lepre. La preparazione tradizionale, che in Toscana si dice proprio pappardelle sulla lepre, e quella rivisitata gourmet, dove il sapore della lepre e della pasta saranno più puliti, più nitidi, e si chiamerà la lepre sulle pappardelle. I miei sous chef Massimo degli Innocenti e Giuseppe Amato faranno le preparazioni di questi piatti. Come prima cosa direi di preparare la nostra pasta fresca. Abbiamo bisogno di farina 00, farina di semola, uova intere, un pochino d'olio e sale. Al centro della nostra spianatoia metteremo le due farine e faremo la fontanella, dentro la quale verranno rotte le uova. Con l'aiuto di una forchetta sbattiamo le uova e le facciamo raccogliere la farina che sta intorno, aggiungendo olio e sale. Quando avranno preso consistenza, lavoriamo a mano e impastiamo la pasta, lavorando con tutte e due le mani come normalmente si fa. La pasta dovrà riposare coperta, messa dentro la pellicola, per almeno una mezz'oretta a temperatura ambiente. La stendiamo con la macchina, facendo prima il passaggio ai numeri più grandi, poi piano piano riduciamo lo spessore. Quando siamo circa a metà della fase di allungamento, la facciamo riposare un po' perché la pasta si asciughi e nella stesura successiva dà la sensazione di essere più rugosa, più porosa, come se fosse fatta con il mattarello. Tagliamo con un coltello o con una rotella le pappardelle della grandezza desiderata, che dovranno essere su un centimetro e mezzo. E le lasciamo stese ad asciugare. Passiamo adesso alla realizzazione del ragù tradizionale. La ricetta di questo ragù mi è stata tramandata dalla mia suocera in versione maremmana e naturalmente per realizzare questo piatto è indispensabile una lepre fresca, il sangue della lepre e l'interiore della lepre, sedano, carota, cipolla, il vino rosso, uno spicchio d'aglio, pomodoro, concentrato di pomodoro, sale, pepe, noce moscata, prezzemolo e basilico. Innanzitutto dobbiamo disossare la lepre. La carne della nostra lepre ne abbiamo una parte macinata, le parti più brutte, sarà la pancia, saranno le spalle. Con le coscia ricaviamo dei dadi di carne che verranno poi aggiunti al ragù e con la lombata facciamo delle fette di carne appena appena scaldate in padella e appoggiato sul piatto finito della pappardella. Una volta disossata la lepre, abbiamo preparato una brunoise di verdure, sedano, carota, cipolla. Metteremo al fuoco le ossa e le facciamo rosolare con olio d'oliva. Aggiungiamo le ossa scaldate in padella. Prepariamo un brodo che ci servirà per bagnare poi il ragù. Facciamo una brunoise sottile di verdure, gli odori, che sono aglio, sedano, carota, cipolla. Aggiungiamo due pezzettini o tre di pancetta tesa, perché nella ricetta tradizionale viene scritto l'aggiunta di una carne secca.
e li facciamo rosolare con olio d'oliva, portandoli a un bel colore dorato. Non devono essere solo stufatini, devono essere ben colorati. Aggiungiamo prezzemolo e basilico e anche l'interiora della lepre, la nostra carne di lepre macinata. E intanto che questi verranno rosolati, a parte, in un'altra padella saltiamo i dadi della coscia della lepre facendo due preparazioni separate. Quando le carni saranno rosolate tutte e due, si bagnano con il vino rosso e si uniscono nella stessa pentola. Quando il vino sarà completamente sfumato, aggiungiamo pochissimo pomodoro e concentrato di pomodoro. Abbassiamo il fuoco e facciamo bollire a fuoco molto moderato per circa mezz'ora, 45 minuti. Aggiungiamo il brodo, sale, pepe e noce moscata. Quando il ragù comincerà a prendere consistenza, aggiungiamo, sempre girando, il sangue della lepre. Questo è il punto più magico, lo chiamerei così. Il sangue, coagulando, ti fa sembrare il ragù completamente pronto, anche se ha bollito solo un'oretta. Fa da legante per tutti i componenti che fanno parte del sugo, conferisce un gusto particolare, ma soprattutto in pochi minuti il sugo è pronto. Versiamo le nostre pappardelle, le saltiamo in una padella con il ragù pronto. Nel frattempo cuociamo il nostro lombetto. Mettiamo le nostre pappardelle nel piatto e sopra guarniamo con le scaloppe di lombetto con l'aggiunta di pochissimo olio crudo, se piace anche del parmigiano, perché no? È un piatto culturalmente legato alle famiglie che avevano i cacciatori in casa, perché io prima di arrivare in questo posto non l'avevo mai assaggiato. Nel tempo naturalmente questa ricetta si è evoluta, abbiamo studiato una preparazione molto più pulita e si sente separatamente il gusto della pasta, il gusto della carne della lepre che è una tartare quindi cruda, e in accompagnamento c'è una salsa ricavata dal ragù tradizionale. Metteremo le ossa e gli scarti della lepre. E sedano, carota, cipolla, fare un brodo. Una volta effettuato questo passaggio, che avremo il brodo pronto, faremo rosolare la lepre a pezzi, compresa una parte di interiora, i pezzi naturalmente meno belli, nel senso i pezzi dove la lepre è stata presa, quindi è più sanguinolenti, che non sono da mangiare né crudi e tantomeno nel ragù. Aggiungeremo una brunoise di verdura sottile, aglio, sedano, carota, cipolla, metteremo una pancetta tesa, dei pezzettini, e l'interiora della lepre. Aggiungiamo prezzemolo e basilico. Bagniamo con vino rosso, aggiungiamo pomodoro e concentrato e il brodo. Facciamo bollire. Avremo un succo che ha il sapore del nostro ragù. Ma noi lo vogliamo concentrato. Quindi ripetiamo lo stesso procedimento partendo dall'inizio con altre verdure, altra carne. Facciamo la rosolatura.
aggiungiamo pochissimo pomodoro. A questo punto uniremo questo succo del primo ragù, quindi il succo che otterremo questa volta sarà ancora più concentrato. Filtriamo il tutto. E naturalmente leghiamo con il sangue. La funzione legante del sangue in questo caso si vede ancora meglio, perché sarà una salsa da legare completamente, non ci saranno i pezzi di carne o la carne macinata che ci aiuta, sarà solo un brodo da legare con il sangue di lepre. Con il lombetto di lepre prepariamo una tartare sottile. Che verrà condita soltanto con sale e olio. Le pappardelle vengono preparate come nella prima versione. La pappardella viene cotta in acqua bollente, normalmente salata, e saltata in padella soltanto con acqua di cottura e dell'olio d'oliva. Facciamo un nido orizzontale e disponiamo la nostra pappardella sul piatto. Sopra la pappardella verrà messa la tartare di lepre. Alla quale verrà aggiunto della noce moscata grattata al momento e del cioccolato fondente. Ho notato che la cioccolata naturalmente sopra il 75% di cacao, quindi bella amara, dà una nota molto importante a questo piatto e quindi l'abbiamo aggiunta sul tartare di lepre. In accompagnamento accanto alla nostra pappardella avremo la salsa concentrata del ragù che abbiamo fatto in maniera gourmet. Quest'oggi vi abbiamo fatto vedere le due versioni, le pappardelle sulla lepre, come si dice in Toscana, e la mia versione rivista e corretta della lepre sulle pappardelle. Vi saluto a tutti, saluto gli amici di Italia Squisita, e se non riuscite ad avere la materia prima per farla o siete impegnati e non avete il tempo per fare queste preparazioni, venite a trovarci a Montemerano da Caino.